Listrani SRL, ristrutturazioni edili chiavi in mano anche cimitriali, sempre con IVA al 10%. Listrani SRL, Costa Bissara, Vicenza. I Casarotto, un nome di successo nel mondo dell'acquafer. I Casarotto, Vicenza, Motta di Costa Bissara, Monteviale. Per il tuo benessere naturale in Piazza delle Erbe a Vicenza ti aspetta la boutique della canapa. Vasta scelta di prodotti rilassanti, antinfiammatori e antidolorifici. Ben trovati dal centro storico di Vicenza, accanto allo splendido pianoforte surrealista di Salvador Dalì, vi do il benvenuti a questo speciale V-Off Golden Arts. 3 giorni interamente dedicati al mondo dell'arte in tutte le sue sfaccettature hanno animato la città di Vicenza per la 3ª edizione di V-Off, il fuorifiera di Vicenza Oro proposto dal 6 all'8 settembre dal Comune di Vicenza e da IEG, Italian Exhibition Group, con il titolo Golden Arts. Il capoluogo berico si è infatti tinto di oro per celebrare l'arte nelle sue varie forme, con mostre, concerti, esibizioni e tante altre iniziative. Protagonista di V-Off Golden Arts, il poliedrico artista surrealista spagnolo Salvador Dalì, che per la complessità della sua figura, difficilmente inquadrabile in un'unica categoria artistica, ha ben incarnato la quintessenza di questo fuorifiera. Vissuto tra il 1904 e il 1989, Dalì è infatti l'esempio di come la creatività non abbia confini, essendo lui stato pittore, scultore, scrittore, fotografo, cineasta, designer e sceneggiatore. L'artista catalano ha inoltre dichiarato l'ammirazione per Palladio nella sua autobiografia, descrivendo il Teatro Olimpico come uno dei 3 vertici dell'umano estetismo. Il nostro speciale comincia dal centro storico di Vicenza, dove abbiamo trovato numerosi visitatori incantati e intenti a scattare foto e selfie alle creazioni di Dalì, protagoniste della mostra diffusa Dalì incontra Palladio. Grazie alla collaborazione tra Comune, IEG e la Dalì Universe, tra le più grandi e prestigiose collezioni private di opere dell'artista spagnolo al mondo, sono state posizionate 5 sculture monumentali e museali di Dalì in altrettanti punti del cuore cittadino. La Venere spaziale in Piazza Matteotti, l'Elefante del Trionfo in Piazza dei Signori, la Ballerina Dalignana in Basilica Palladiana, la Terza Danza del Tempo in Piazza San Lorenzo e il Pianoforte Surrealista in Contracavour. A queste si uniranno la Prima Danza del Tempo in Piazza delle Erbe e l'Omaggio a Tersicore in Campo Marzo, dopo essere state esposte presso la Fiera di Vicenza dal 5 all'11 settembre. Opere affascinanti esposte all'ammirazione dei vicentini e dei turisti fino al 26 gennaio 2020. E in Basilica Palladiana un cocktail di benvenuto per tutti gli ospiti in occasione di Vicenza Oro settembre 2019. Intanto qui ho avvicinato Patrizia Cecchi, direttore di Fiera Italia di IEG, Italian Exhibition Group. Naturalmente stiamo parlando di V-Off, questo esperimento riuscitissimo nato grazie proprio a una sinergia ormai consolidata con il Comune di Vicenza, che permette proprio di far ammirare, far conoscere e valorizzare Vicenza in occasione dei giorni di fiera. Per noi è un progetto speciale perché i nostri buyer vengono da tutto il mondo. Vogliamo non solo far vedere la bellezza dei nostri prodotti, le competenze dei nostri maestri dell'oro, ma vogliamo a questo aggiungere l'esperienza di una bellezza così importante come Vicenza può esprimere ed esprime in continuità con questo progetto V-Off, che è questo fuori salone, per cui la manifestazione si estende non solo dentro il quartiere fieristico, ma si estende al perimetro di tutta la città e quindi con la possibilità di partecipare a tanti spettacoli, con la possibilità di vedere dei musei che vengono appunto aperti per l'occasione e quindi avere un'esperienza con un'esperienza globale, ed un'esperienza globale che si può avere solo in Italia, solo a Vicenza, e che quindi ci posizionano con queste opportunità veramente leader a livello internazionale. Ci auguriamo che portino a Vicenza tanto business per le aziende, ma anche tantissimo turismo per questa città meravigliosa. Sempre qui al cocktail di benvenuto in Basilica Palladiana ho trovato Silvio Giovine, l'assessore alle attività produttive del Comune di Vicenza, nonché Marco Carniello, direttore di Vicenza Oro, sempre di IEG, Italian Exhibition Group. Beh, grande soddisfazione anche per questa 3ª edizione di V-Off, il fuori fiera di Vicenza, proprio creato, concepito per valorizzare la città.
Anche questa volta ci siete riusciti con le splendide opere di Salvador Dalì e tante, tante iniziative. Veramente tante iniziative, ma penso che la soddisfazione più grande, quello che determina veramente la sfida vinta, è il fatto che siamo riusciti in un anno a far entrare questa iniziativa nel cuore della città. Si è respirato in questi giorni un'aspettativa incredibile. Già il giorno in cui abbiamo posizionato queste straordinarie opere monumentali di Dalì, abbiamo ricevuto da parte della gente tantissimo entusiasmo, l'abbiamo riscontrato, l'abbiamo proprio percepito con mano. E ricordo che fino a un anno fa Vioff non esisteva, io veramente devo ringraziare di cuore Marco Carniello, tutto il suo staff, perché siamo riusciti veramente in una sorta di miracolo. È un miracolo, ma anche un grande lavoro grazie a questa sinergia che si è rivelata vincente. Non poteva che essere così, come dico spesso in questi giorni, non poteva che essere un lavoro di squadra, effettivamente queste cose vengono solo se fatte insieme, la sinergia e la pianificazione c'è, l'impegno è tantissimo, devo fare io i ringraziamenti al comune, al sindaco e Silvio Giovine, è stata una bella esperienza, la stiamo pianificando sempre meglio, in maniera più strutturata. Già per farvi capire, stiamo pensando a gennaio e stiamo già facendo i preparativi. Come stiamo dicendo ai visitatori che ci vengono a trovare da tutto il mondo, questo è lo show della bellezza. E la bellezza inizia da Vicenza, l'abbiamo portata anche con le statue di Dalì, che come dico spesso è un omaggio di Dalì a Vicenza, perché Dalì era un grande estimatore di Andrea Palladio. Da dove è nata l'idea di dedicare Vioff settembre 2019 alle arti, al Golden Arts? Ah, diciamo che noi abbiamo una cabina di regia dove cerchiamo di pianificare, come giustamente ha sottolineato Marco Carniello, quello che sarà poi di volta in volta il successivo appuntamento. Stiamo anche facendo una riflessione sul concentrarci, quindi prendere un filone e svilupparlo sempre di più di edizione in edizione. Il tema delle arti, non dell'arte, ma proprio delle arti a 360 gradi, è quello che a nostro avviso ben si coniuga con la nostra città. Noi sviluppiamo arte a 360 gradi ed è giusto che anche il nostro fuorifiera faccia percepire a cittadini e turisti tutto questo. Vioff Golden Arts dunque è dedicato soprattutto a Salvador Dalì, questo artista poliedrico spagnolo, e al Museo del Gioiello è stata proprio allestita una mostra a tema Arte Preziosa, le sculture gioiello di Salvador Dalì, una mostra curata proprio da Alba Cappellieri, che è il direttore del Museo del Gioiello di Vicenza, e da Livia Tenuta. È un'esposizione che ci permette di ammirare 18 opere di Salvador Dalì suddivise in tre sezioni, le potremo vedere fino al 27 gennaio 2020, quindi una nuova occasione d'arte e di cultura qui all'interno del Museo del Gioiello. Abbiamo deciso di dedicare questa mostra straordinaria alle sculture gioiello di Salvador Dalì per due ragioni. La prima, perché Dalì è stato il maestro straordinario del surrealismo. Lui amava anche proprio sperimentare. Lui era lo sperimentatore, e tra l'altro è molto interessante perché nel manifesto surrealista il surrealismo non era soltanto legato agli oggetti, ma era anche legato ai comportamenti, ai linguaggi, alle azioni. Quindi un omaggio al maestro del surrealismo, che è anche un omaggio però al pluralismo della contemporaneità. Dalì ci ha insegnato che non esistono strade uniche, ma che invece la diversità, la contaminazione, il meticciato generano innovazione. Ed è per questo che abbiamo voluto dedicare al Museo del Gioiello una mostra invece dedicata alle sculture gioiello. Quindi tre serie. Da un lato i Dalì d'Or, sculture gioiello realizzate tra il 49 e il 79, ne ha realizzati 12, noi ne ospitiamo 10 su 12, semplicemente per un problema di dimensione degli altri due che era difficile fare stare nelle teche. Poi le sculture d'argento e poi le sculture gioiello. Allora non resta che invitare i nostri telespettatori a venire a scoprire e visitare le bellezze del Museo del Gioiello, in particolare proprio le sculture gioiello di Dalì, che potremo quindi vedere fino al 27 gennaio 2020. Grazie, direttore. Grazie a voi, vi aspettiamo. Le meravigliose opere di Salvador Dalì che possiamo ammirare in occasione di Vioff e che poi potremo vedere fino a gennaio 2020 sono un prestito delle Universe, la collezione svizzera di Beniamino Levi, eccolo qui al mio fianco. Ci troviamo all'interno del Museo del Gioiello, appunto sempre accanto a queste sculture gioiello di Dalì.
Dalì amava molto l'oro. Noi parliamo di Vicenza oro, di oro. Ecco, era un metallo che per lui aveva un significato veramente particolare. Un significato universale. Per lui l'oro era un elemento sia dello spirito, che riusciva a immaginare come un elemento molto aderente all'uomo, e per lui era straordinariamente attaccato a questo metallo. Dalì, dicevamo, un artista eccezionale, lei lo ha conosciuto molto bene, che ricordo ha di lui? Beh, molto bene è difficile, perché quando avevo dei colloqui con lui non erano colloqui, ma erano soliloqui suoi, perché lui non lasciava molto parlare gli altri e vagava nelle sue lucubrazioni parlando di un po' di tutto insieme nello stesso momento: scienze, astronomia, matematica, fisica. E beh, ho avuto la convinzione, e l'ho tuttora, che fosse un uomo di una straordinaria intelligenza e di una straordinaria cultura. Per lei qual è l'opera più bella, l'opera alla quale è più legato? L'Elefante del Trionfo, che porta sulla groppa un trombettiere, che significa un po' l'avvenire dell'umanità. Splendida l'atmosfera creatasi in centro a Vicenza con Vioff, quindi grande soddisfazione da parte dei visitatori delle attività del centro, proprio come mi stava raccontando anche il geometra Tommaso Listrani, incontrato qui in Piazza dei Signori col figlio Nicolas. Quindi un bel evento che si sta veramente confermando di successo. Sicuramente un magnifico evento che fa grande anche Vicenza, e soprattutto basta guardarci un po' attorno quante migliaia di persone che stanno arrivando a Vicenza in questi 2 o 3 giorni appunto per questo evento. Ecco, abbiamo anche l'occasione di parlare della vostra attività, la Listrani SRL, presente con 2 sedi, una a Vicenza in Contrapescaria e una a Costa Bissara in via Cavour. Ricordiamo in cosa siete specializzati. Noi facciamo costruzioni e ristrutturazioni chiavi in mano nell'ambito dell'edilizia. Facciamo soprattutto ristrutturazioni adesso in questo periodo per il risparmio energetico e per le detrazioni fiscali. Un ottimo partner per il cliente. Sì, abbiamo diverse maestranze che lavorano per noi, che va appunto dalla progettazione all'esecuzione dell'opera fino alle certificazioni finali per avere accesso ai benefici, ripeto, fiscali. Che tipo di personale trova quindi il cliente che si rivolge a Listrani SRL? E noi forniamo dei tecnici e maestranze che danno il lavoro finito e completo, e tutte persone competenti, soprattutto nell'ambito del lavoro, esperte. Allora invitiamo i nostri telespettatori a venirvi a trovare, quindi ricordiamo Listrani SRL, quindi in Contrapescaria 20 a Vicenza, in via Cavour 62 a Costa Bissara. C'è anche un sito www.vicenzaristrutturazioni.com, quindi grazie geometra Listrani, grazie Nicolas. Tra le iniziative di Vioff Golden Arts c'è anche Ulisse, il camper dell'orientamento. È un'iniziativa rivolta ai giovani per aiutarli a trovare la propria strada nel mondo del lavoro con modalità innovative. È un progetto promosso dal Comune di Vicenza, da Fondazione Emblema, da altri 6 comuni del Vicentino, quindi Arcugnano, Costa Bissara, Creazzo, Due Ville, Nanto e Quinto Vicentino, con il sostegno della Fondazione Cari Verona. Per saperne di più ho avvicinato Tommaso Aiello, che è proprio il presidente della Fondazione Emblema. Quindi Ulisse, il camper dell'orientamento, ma in cosa consistono queste modalità per aiutare i ragazzi a capire qual è la loro strada lavorativa? Cerchiamo di andare dove i ragazzi sono, quindi nei comuni, nelle scuole, all'università e in qualunque luogo di aggregazione in cui ci possono essere non solo giovani delle scuole superiori o dell'università, o anche magari ragazzi che non stanno studiando, ma anche genitori e orientatori. Avremo un camper che girerà la provincia di Vicenza, ed è un progetto aperto anche ad altre realtà, enti di formazione o comuni stessi che non hanno fatto parte del partenariato del progetto, ma magari vogliono aderire. Faremo tante cose, utilizzeremo dei giochi come quello che stiamo presentando qui a Vioff per valutare le caratteristiche personali, e tante altre iniziative che sono partite da settembre e continueranno fino a febbraio del 2021.
E visto che in occasione di VIOF si parla di arte, di sculture, di gioielli, di lavorazione, è presente in centro a Vicenza anche uno stand della Scuola d'Arte e Mestieri del CPV, il Centro Produttività Veneto, una realtà presente a Vicenza, pensate un po', dal 1858, è presente qui in occasione di VIOF con una dimostrazione dell'attività di laboratorio del corso di oreficeria della sezione metalli. Ho detto bene, professor Baratto? Sì, siamo presenti con lo stand e con i ragazzi nostri del corso triennale a qualifica orafa, con una parte di laboratorio di tecnica degli smalti a fuoco e con una serie di elaborati presenti qui di simulazioni di gioielli costruiti nei nostri laboratori. In più abbiamo portato anche la parte di progettazione creativa, cioè gli schizzi preparatori prima di affrontare il lavoro sul metallo. Grande l'apprezzamento per VIOF Golden Arts da parte della comunità, da parte degli esercenti, proprio come i Casarotto parrucchieri. Sono accanto proprio a Walter Casarotto, uno dei titolari di questa realtà molto conosciuta a livello locale, presente sul nostro territorio con 5 sedi. Precisamente ci troviamo all'interno di quella di Via dei Montecchi 28 a Vicenza. Dicevo, i Casarotto parrucchieri molto conosciuti e tra l'altro sempre molto attenti, molto sensibili a quello che concerne il mondo della cultura e il mondo dell'arte. Questa è la nostra visione che va oltre al servizio per i capelli, ma i nostri negozi devono diventare un po' anche dei centri dove si possono cambiare esperienze e visioni. Difatti sotto questo aspetto io vorrei proprio fare un plauso a questa amministrazione, perché ha una visione della Fiera dell'Oro che è a 360 gradi, non la Fiera dell'Oro, ma è la Fiera di Vicenza. Complimenti alla Fiera, complimenti soprattutto alla città di Vicenza che vuole lavorare con la Fiera con un obiettivo, quello di far conoscere la nostra città, che è una città meravigliosa, una città di lavoro, di cultura, di arte, di impresa. E voi invece valorizzate i vicentini da parecchio tempo proprio con il vostro lavoro. Dicevamo anche quello del parrucchiere è un mestiere che si avvicina parecchio a quello dell'artista. Il parrucchiere è un artigiano che di per sé ogni testa, ogni acconciatura che produce crea un'opera irripetibile. Quindi non possiamo sicuramente dire che siamo artisti, ma che siamo artisti, artigiani, quello sì. Avete anche lanciato una linea di cosmetici, i Casarotto Cosmetici. Con un biologo abbiamo creato una linea di prodotti cosmetici a base naturale, con oli essenziali di principi attivi del nostro territorio. Walter, quindi non resta che invitare i nostri telespettatori a venire a trovarvi nelle vostre 5 sedi. Ricordiamo, sono due a Vicenza, in via dei Montecchi, in viale Fusinato, una a Monteviale, in viale Biron, e due a Costa Bissara e nella strada statale Pasubio. Naturalmente poi c'è anche il sito www.icasarotto.it. Grazie intanto Walter e buon lavoro. Decisamente ricco il programma di VIOF Golden Arts, che ha proposto anche visite guidate, mercatini, il concerto di Max Gazzè in Piazza dei Signori e mostre, come quella dedicata all'Antonio Zamperla S.P.A., al cui presidente Alberto Zamperla è stato consegnato il premio VIOF. Degustazioni gourmet e attività di intrattenimento in Piazza Duomo con i numerosi food truck, in occasione della tappa del tour italiano Cucine a Motore. Spazio alla letteratura invece con il premio letterario Neri Pozza, realizzato in collaborazione con Confindustria presso il Teatro Olimpico nella serata del 6 settembre. A trionfare è stata la scrittrice lodigiana Ilaria Rossetti con il romanzo Le cose da salvare. Salvador Dalì, celebrato in occasione di VIOF anche attraverso un'altra particolare iniziativa proposta dal Teatro della Cenere di Vicenza, Stained Glass, La mia vita segreta, una serie di performance proposte da voi in alcuni negozi del centro vicentino che sono veramente particolari. L'opera nasce dal studio del scritto autobiografico di Salvador Dalì, La mia vita segreta, che è un pochino anche il manifesto, oltre che la storia personale dall'infanzia fino all'età matura, di questo grandissimo artista che adesso è arrivato nella nostra città, insomma. Performance molto difficili, perché noi vediamo questa ragazza che sta scrivendo tutto un lungo estratto dell'opera di Dalì, tra l'altro al contrario.
Certo, perché sia visibile in maniera corretta il manifesto dall'esterno, la performer deve assolutamente scrivere al contrario. Di fatto, essendo in vetrina, sono immediatamente esposte a contatto con il pubblico solo attraverso lo sguardo e la parola. Sono accanto a Sharon Di Carlo, proprio la curatrice artistica, l'art director di VIOF, quindi dicevamo abbiamo visto Stained Glass con Teatro della Cenere, poi alcuni negozi che hanno esposto delle opere di artisti emergenti, proprio come quella che abbiamo qui in questa vetrina. Sì, ho curato questo progetto pensando di esporre per delle vetrine selezionate dal centro storico un'opera d'arte per far diventare Vicenza una sorta di galleria a cielo aperto, quindi che tutti avessero la possibilità di dare uno sguardo all'arte contemporanea del momento. Grande anche la soddisfazione degli esercenti del centro che stanno ricevendo molti clienti all'interno delle loro attività, proprio come la boutique della Canapa in Piazza delle Erbe, proprio nei pressi della Basilica Palladiana. Sono accanto al titolare Riccardo Marziano che mi stava proprio raccontando di aver appena salutato dei turisti americani. E siamo venuti anche noi a conoscere questa attività presente da dicembre 2018, boutique della Canapa, quindi è un po' il regno proprio della canapa. Abbiamo una vasta gamma di prodotti, soprattutto a base di cannabidiolo, il CBD, una delle molecole che hanno effetti benefici ormai comunque che sono stati certificati e comprovati anche da studi medici esteri, soprattutto come in America, che sono anni che viene utilizzato questo principio attivo del CBD. Tra l'altro i prodotti che troviamo qui derivano anche dalla tua azienda agricola in Emilia Romagna. Esatto, questo è il secondo negozio che abbiamo, il primo ovviamente è a Reggio Emilia, dove abbiamo la sede della nostra azienda agricola che produce canapa da fiore e canapa da derivati come possono essere gli infusi, gli oli e tutti i prodotti che commercializziamo all'interno dei nostri negozi. Quindi vari prodotti che poi hanno dei benefici, quindi. I benefici della canapa sono tanti, quelli del CBD ancora di più. CBD che ha un potente effetto analgesico, antinfiammatorio e anche antidepressivo, e a seconda della percentuale che viene utilizzata può avere dei benefici importanti. Notiamo con piacere anche che chi non lo conosceva e l'ha imparato a conoscere grazie a questi negozi qua torna con piacere a riprendere insomma il prodotto perché funziona. E allora non resta che invitare i nostri telespettatori qui alla boutique della Canapa in Piazza delle Erbe 19 a Vicenza. Siete aperti da mercoledì a sabato, quindi buon lavoro Riccardo, bello vedere un'attività giovane proprio nel centro di Vicenza, e intanto noi continuiamo a seguire VIOF. La danza, protagonista della serata del 7 settembre con lo spettacolo Golden Arts, con primi ballerini e solisti del Teatro alla Scala di Milano che hanno incantato il pubblico presente in Piazza dei Signori. E accanto a questa celebre immagine di Salvador Dalì, l'orologio molle, la danza del tempo, concludiamo questo speciale dedicato a VIOF Golden Arts. Se vorrete potrete rivedere questo e le altre puntate di Mosaico sul sito di TV a Vicenza nella sezione Cultura. E allora dal Centro Storico di Vicenza, da VIOF Golden Arts è tutto, grazie per la vostra attenzione, appuntamento al prossimo speciale. Arrivederci. Listrani SRL, ristrutturazioni edili chiavi in mano anche cimitriali, sempre con IVA al 10%. Listrani SRL, Costa Bissara, Vicenza. I Casarotto, un nome di successo nel mondo dell'acquafaire. I Casarotto, Vicenza, Motta di Costa Bissara, Monteviale. Per il tuo benessere naturale in Piazza delle Erbe a Vicenza ti aspetta la boutique della Canapa, vasta scelta di prodotti rilassanti, antinfiammatori e antidolorifici.